Ben ritrovati con un nuovo video. Oggi vediamo come preparare il panko, una panatura in fiocchi tipica della cucina giapponese che rispetto al pan grattato tradizionale risulta particolarmente croccante, leggero e saporito. Viene utilizzato soprattutto per preparare la tempura, ma anche per carni, crocchette, verdure. Vediamo subito come prepararlo in casa, ma prima sigla! Ci servirà pane in cassetta bianco, senza crosta o se con la crosta lo andremo a togliere, e poi le spezie che più ci piacciono. Io ho preso del prezzemolo e della salvia, e poi un mixer, in questo caso avevo questo mixer della Kenwood. E adesso siamo pronti per cominciare. Quindi andiamo subito a prendere le nostre fette di pane in cassetta. E con un coltello vado a tagliare la parte della crosta che ovviamente non butteremo via, ma potremo andare anch'essa a preparare, a tostare, diciamo, a miscelarla, a mixarla. Quindi la togliamo. Per tutte le fette io ho preso 4-5 fette a seconda poi della capienza del mixer e poi le vado così a mettere nel contenitore del mixer. Senza riempire troppo, nel mio caso ci sono andate tutte e quindi adesso vado in maniera molto molto semplice a chiudere con il coperchio, monto sul motore e vado a tritare tutto in maniera abbastanza grossolana. Ok, questo per adesso è il risultato ottenuto. Una sorta di briciole, diciamo, in formato grossolano, grande, e adesso vado a metterci dentro le mie spezie. Non vado a tritare ulteriormente, ma vado a dare una miscelata, una mischiata. Vado a mischiare tutto in modo tale che si distribuiscano le spezie all'interno. Beh, in realtà abbiamo quasi quasi terminato perché vado a distribuire adesso le briciole su una teglia ricoperta da carta forno, la vado ad aprire un po' così con le mani. Ok, vado a sistemare bene bene e poi in forno preriscaldato a 120 andrò a infornare per una sorta di 20-30 minuti, mescolando di tanto in tanto. Le briciole devono diventare croccanti, asciutte ma non bruciate. Eccole qui, e adesso le lasciamo completamente raffreddare. Gli utilizzi in cucina sono tanti, la tempura è utilizzata per verdure, frutti di mare, oppure possiamo preparare cotolette, crocchette e impanature perfette per impanare pollo, pesce, verdure, quindi ha veramente tanti tanti modi di essere utilizzato e per dare un tocco speciale alle nostre ricette. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!